Una buona comunicazione deve essere responsabile ed etica, soprattutto rispetto alle informazioni che veicola, perché detta la linea delle scelte in politica sanitaria nazionale. Tonino Aceti, ai nostri microfoni, spiega l'importanza di una comunicazione seria ed affidabile che garantisca il rapporto di fiducia tra cittadino e medico. Forse sta diventando una consuetudine, però non ci si abitua mai a vedere allo stesso tavolo medici, cittadini e addirittura giornalisti, perché diventa fondamentale la comunicazione. Beh sì, la comunicazione oggi è un aspetto fondamentale del percorso di cura dei cittadini, dell'esercizio della professione medica, ovviamente oltre che dei giornalisti. Oggi una buona comunicazione è quella comunicazione che è responsabile, che è etica, soprattutto rispetto alle informazioni che veicola. Ad esempio sul Servizio Sanitario Nazionale leggiamo di dati di milioni di sprechi in sanità, milioni di euro prodotti dalla medicina difensiva, sprecati in medicina difensiva, milioni di euro sulla corruzione. La domanda che c'è da porsi è se la politica dei tagli al Servizio Sanitario Nazionale non è anche dipesa da una comunicazione pubblica relativa a tutti questi milioni, trilioni di sprechi, di corruzione sul Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questa è una domanda che tutti noi dobbiamo porci, perché una comunicazione responsabile, etica, sui numeri fa sì che qualcuno poi prenda delle decisioni più o meno giuste sullo stesso Servizio Sanitario Nazionale. Oggi non possiamo permetterci di mettere in campo politiche sul Servizio Sanitario Pubblico che alla base abbiano una comunicazione su dati che non sono fondati. Questo è un rischio che va eliminato dal panorama. Ma una comunicazione responsabile è anche una comunicazione che sicuramente garantisce il rapporto di fiducia tra cittadino e Servizio Sanitario Nazionale, garantisce un rapporto di fiducia anche tra cittadini e professionisti. Ed oggi proprio quella relazione tra cittadini e professionisti della sanità, tutti, medici, infermieri, farmacisti, è oggi probabilmente il principale strumento che noi abbiamo, visto l'invarianza delle risorse messe a disposizione, o meglio la varianza a ribasso delle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale. Probabilmente è proprio sulla relazione tra la collaborazione tra tutti i soggetti la chiave di volta per garantire un Servizio Sanitario Nazionale, un diritto alla salute all'altezza, in un contesto di risorse limitate che anzi diminuiscono. Si può parlare di alleanza in un momento, come dicono ormai tutti, in cui siamo in guerra? E si deve parlare dell'alleanza, di alleanze, perché di fatto la guerra, se guerra si può utilizzare come termine, probabilmente è anche il frutto di una cattiva comunicazione. E quindi riportiamo la barra dritta sulla buona comunicazione. Secondo noi tutte le tensioni, gli asti che ci sono tra le varie parti in gioco sicuramente scemeranno. Noi proprio per questo abbiamo lanciato una campagna tra cittadini e medici sul tema dei diritti e dei doveri del cittadino e del medico. Devo dire che questa azione ha riavvivato ovviamente un rapporto che già c'era, ma l'ha rilanciato tra cittadini e medici, che è fondamentale anche guardando alle innovazioni che sono state introdotte in questi ultimi anni. Penso soltanto alla legge Gelli Bianco. Quel dibattito lì ha rischiato di influenzare negativamente il rapporto tra cittadini e medici, ma tra cittadini e tutti i professionisti sanitari. Ecco, azioni come la nostra, una campagna di informazione fatta insieme ai medici, insieme a tutte le sigle sindacali, alle società scientifiche, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, fa sì di guidare innovazioni come quelle della legge Gelli Bianco in un'ottica di collaborazione e ottima relazione tra i due soggetti chiamati in causa, cittadini e il medico. Ecco, per concludere, a proposito di quello che sta dicendo, aver portato in una posizione così centrale il cittadino, che significato ha per lei, per la sua associazione? È un punto d'arrivo, un punto di partenza? Beh, è uno snodo importante essere lì, cittadini, direttori generali, giornalisti, rappresentanti di tutte le professioni e anche ovviamente quella dei medici, dà l'idea della necessità
di dialogare, di confrontarci, di capirci, per far fare tutti quanti un passo in avanti al Servizio Sanitario Nazionale nella direzione più giusta, ma farglielo fare con responsabilità. A partire dalla comunicazione, che probabilmente è il driver, è ciò che detta la linea delle scelte, quindi una comunicazione più responsabile, più etica, sempre più responsabile e più etica, mette in campo, produce scelte sulla sanità e sulla salute dei cittadini più giuste, più eque e più responsabili.